Bentrovati a tutti i telespettatori di Telenicosia, queste le notizie flash provinciali del 16 febbraio, curate dalla nostra redazione. Il Consiglio Comunale ha approvato a maggioranza le rate per la Tari 2015, la tariffa sui rifiuti. Lo scorso Consiglio Comunale si era concluso con un nulla di fatto, in quanto tutte le proposte erano state bocciate. Le rate dovranno essere pagate dai contribuenti nicosiani nei mesi di marzo, aprile e maggio 2015. In pratica è passata la proposta dell'ufficio ragioneria del comune. Hanno votato favorevolmente i 13 consiglieri di maggioranza. Non è passato l'emendamento del consigliere Lagiglia di Forza Italia, appoggiato dai suoi colleghi del PD Livolsi e Lovodico e dal consigliere Giacobbe, che prevedeva una rateizzazione nei mesi di marzo, maggio e luglio, quindi più dilazionata per i contribuenti. Il dirigente dell'ufficio ragioneria Giovanni Licalzi, presente alla seduta, ha giustificato l'esigenza di intervenire immediatamente sull'incasso della Tari, in quanto il comune non è più in grado di anticipare le cifre degli stipendi ai dipendenti della società che gestisce il servizio di igiene ambientale. Nel 2015 non si è pagata la tariffa e con la nuova normativa di armonizzazione dei bilanci non è più possibile effettuare anticipazione di cassa senza ulteriori introiti. Si rischierebbe la paralisi del servizio con tutte le conseguenze immaginabili. Di diverso avviso la minoranza consiliare, che non comprende come i colleghi di maggioranza nella scorsa seduta erano d'accordo su una rateizzazione più dilazionata ed ora non più. In ogni caso, già con le prime due rate, il 67% della tariffa sarebbe introitata entro maggio, senza arrecare danni alle casse comunali o al servizio. Sull'emendamento della minoranza, l'ufficio di ragioneria ha dato un parere negativo e sostanzialmente anche su questo si è basato il voto positivo dei 13 consiglieri di maggioranza. Stanno per concludersi nei tempi previsti i lavori di manutenzione delle prime tre strade del centro urbano di Nicosia, sottoposte a lavori di bitumazione. Difficoltà solo per la via Sant'Anna, che deve essere ancora bitumata. In questi lavori sono state separate le condotte fognarie delle acque bianche e tolto un dosso abbastanza pericoloso. La via San Benedetto invece è parzialmente bitumata, coperte le buche e ripienati diversi dossi. Anche in questo caso è stato rifatto l'impianto di incanalamento delle acque bianche e della rete fognaria. Entro 24 ore dovrebbe completarsi anche la bitumazione della via Randazzo. Al massimo entro il 18 febbraio le strade dovrebbero essere riaperte al traffico urbano, in questi giorni in tilt, specialmente nelle ore di punta. Si tratta infatti di arterie vitali per il traffico cittadino, ma occorre precisare che forse per la prima volta dopo tanti anni si è avviato un processo di manutenzione della rete viaria urbana che porterà benefici futuri agli automobilisti. Occorre solo un po' di pazienza e buon senso. Sono cinque i candidati per il posto di direttore tecnico dell'azienda speciale Silvio Pastorale di Nicosia che hanno fatto pervenire nei termini previsti dal bando di concorso tutta la documentazione richiesta. Il consiglio d'amministrazione dell'azienda speciale Silvio Pastorale ha nominato la commissione che valuterà le candidature. Si tratta della segretaria comunale Mara Zingale, del dirigente dell'ufficio tecnico comunale Nino Testa e del funzionario dell'ufficio personale Salvatore Fiscella. La commissione dovrà esaminare il curriculum posseduto dai candidati e valutare i titoli posseduti, ma sarà il presidente dell'azienda speciale Silvio Pastorale a scegliere il candidato che riterrà più rispondente al profilo ricercato per bagaglio di conoscenze acquisite, per esperienze maturate e per capacità possedute in relazione alle finalità dell'azienda speciale Silvio Pastorale. Il presidente, anche eventualmente assistito dalla commissione, potrà convocare i candidati per un colloquio esplorativo sulle motivazioni, attitudini e potenzialità. Si è svolto nel pomeriggio del 15 febbraio presso la sede dell'AISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, un incontro tra il sindaco di Nicosia Luigi Bonelli e gli associati colpiti da questa terribile malattia. A Nicosia sono circa 70 persone malate di sclerosi multipla, purtroppo in continuo aumento, e l'attuale sede presso il mercato Sant'Anna appare ad oggi insufficiente per qualsiasi attività dell'associazione. Per questo motivo il sindaco ha ritenuto di concedere una parte dei locali dell'ex tribunale all'associazione. La riunione è servita per chiarire le polemiche nate sulla stampa dopo un articolo apparso sulla Sicilia il 13 febbraio. Il sindaco ha voluto chiarire che tutti i lavori sono svolti in maniera regolare, con un progetto che prevede la ristrutturazione del piano terra dell'ex tribunale di Nicosia. Tra queste, le stanze riservate all'ex custode andranno all'Associazione Italiana Sclerosi Multipla. L'amministrazione ha dovuto prevedere tra i lavori la messa in sicurezza delle stanze e la rimozione delle barriere architettoniche. I lavori interessano il piano terra ed i locali che, una volta ristrutturati, dovranno essere dati in affitto a settembre al centro per l'impiego ed in comodato d'uso ad alcune associazioni locali, tra cui il Centro Antiviolenza, il Movimento per la Difesa dei Territori e l'AISM. Il vice sindaco Anna Maria Gemellaro ha affermato che il comune può dare in comodato d'uso gratuito i locali alle associazioni senza però pagarne le utenze di luce, acqua e riscaldamento.
Il primo cittadino è stato molto polemico nei confronti del consigliere Filippo Giacobbe, l'esponente di Forza Italia. Il 12 febbraio aveva ispezionato il cantiere con i lavori in corso d'opera, ritenendo che questi fossero effettuati senza progetto e bando di gara, chiedendo l'eventuale documentazione. Il consigliere aveva denunciato tutto ai carabinieri, alla polizia e ai vigili del fuoco, facendo fermare i lavori in corso. La vicenda, finita sui giornali, ha avuto immediate conseguenze da parte soprattutto degli associati dell'AISM, preoccupati per la concessione della loro nuova sede, e le proteste sul web e sui social network sono fioccate soprattutto contro il consigliere Giacobbe. Il sindaco in questa riunione ha voluto rassicurare gli associati dell'AISM sulla regolarità della procedura e sul procedimento dei lavori, anche dopo la convocazione del colloquio che gli esponenti dell'amministrazione comunale hanno avuto con le forze dell'ordine. Avviato dalla direzione dell'azienda sanitaria provinciale di Enna, il nuovo sistema di rilevazione della soddisfazione dei cittadini, il Customer Satisfaction. Dopo la prima fase di sperimentazione presso due presidi ospedalieri negli ultimi mesi dell'anno 2015, l'indagine è già in esecuzione presso ogni struttura sanitaria dell'ASP di Enna. Al posto del questionario sottoscritto in forma anonima dal cittadino, il sistema prevede l'intervista telefonica a campione tra coloro che sono stati ricoverati oppure hanno avuto una prestazione specialistica ambulatoriale. Gli operatori sanitari in prima battuta raccolgono i consensi informati necessari per procedere successivamente alle interviste telefoniche da svolgersi nell'ordine di circa 2.000 cittadini intervistati all'anno. Il team di intervistatori, al momento composto da 5 unità, contatta i cittadini disponibili e rivolge loro le domande che spaziano tra l'altro dalla cortesia e gentilezza dei medici e degli infermieri alla pulizia e accessibilità delle strutture, per finire con la richiesta di un giudizio complessivo sul trattamento ricevuto e sulla struttura. L'intervista è online e caricata in tempo reale sulla piattaforma regionale dell'assessorato alla salute dedicata alla qualità, www.qualitasiciliassr.it. E con questo abbiamo concluso, vi do appuntamento alla prossima edizione delle notizie flash curate dalla redazione di Telenicosia. Per approfondimenti sulle notizie vi rimandiamo al sito www.telenicosia.it. Per le vostre segnalazioni potete scrivere a redazione@telenicosia.it. Un saluto da Sergio Leonardi.